Repubblica. È l'inizio della fine di un'Italia, nel senso che quella tangente, che è una tangente di 7 milioni, che viene denunciata da un piccolo imprenditore che opera nel settore delle pulizie, a un certo giovane magistrato poco noto che si chiama Antonio Di Pietro, ebbene quella tangente fa aprire una stagione incredibile per l'Italia. Tutti sapevano, nessuno diceva, invece quel giorno con l'arresto di Mario Chiesa si inizia a parlare. Da Craxi viene definito in un telegiornale, Craxi che era il suo segretario, perché Mario Chiesa militava nel Partito Socialista, era stato anche assessore comunale a Milano prima di diventare presidente del Pio Albergo Trivulzio, ebbene Craxi lo definì un mariuolo. E questa definizione probabilmente fece scatenare Chiesa, che per una settimana non aveva parlato, e iniziò a parlare, 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 per giorni e giorni. Inizia la stagione di Mani Pulite, inizia Tangentopoli, finisce la Prima Repubblica, perché la Prima Repubblica viene colpita a morte, non riesce più a riprendersi dalla stagione dei tangenti. E non so quanto sia cambiata l'Italia, sicuramente è cambiata molto, ma non a sufficienza, perché lo stesso riarresto di Mario Chiesa qualche anno dopo dimostra che certe tangenti ci sono ancora, dimostra che forse si sta solo molto più attenti. Certo che allora li chiamavano Mister 10%, perché riuscivano ad alzare la tariffa di alcuni appalti per riuscire sempre a prendere alcuni denari o per il partito o per se stessi. L'arresto di Mario Chiesa segna un punto di non ritorno nel nostro paese, però io temo sempre che si possa tornare a quell'epoca e che non si possa voltare pagina. Forse la Seconda Repubblica non è ancora nata. L'arresto di Chiesa, esponente